Consiglio ha proseguito il 21 luglio l'esame del disegno di legge che riordina i parchi e le aree protette. Approvati i primi 3 articoli, inserito il 4° con alcuni emendamenti del gruppo consigliare Forza Italia, come concordati con la Giunta. Nuova fusione di comuni in Piemonte. L'Assemblea ha approvato all'unanimità la deliberazione che indice il referendum per l'istituzione del comune di Campiglia Cervo, mediante fusione dello stesso con Quittengo e San Paolo Cervo nel Biellese. Dal 1 agosto al 6 settembre, allestita all'Ecomuseo Feltrificio Crumiere di Villarpellice nel Torinese, la mostra Il verismo francese e le scuole piemontesi, incisioni ottocentesche che documentano l'entrata del realismo francese in Piemonte. Aumentare la partecipazione dei giovani alla vita attiva anche attraverso la rigenerazione di edifici abbandonati, con le comunità più innovative e l'apporto delle start-up. Sono gli obiettivi tracciati durante il convegno Politiche giovanili in Piemonte, un piano per il rilancio. Una carta storico-escursionistica per documentare e rappresentare i luoghi della Resistenza in Val Grande, nel Verbano Cusio Ossola. L'hanno realizzata l'Ente Parco Nazionale e l'Associazione Casa della Resistenza di Verbania Fondotoce. Censite anche 79 lapidi e 71 monumenti. Proseguono inoltre le mostre itineranti del Consiglio regionale, concesse in prestito gratuito. Sono visitabili fino al 2 agosto a Saluzzo, Cuneo, presso la Castiglia, la mostra Piazze del Piemonte, e a Ceva, nella Biblioteca Civica, la rassegna fotografica Dalla carrozza all'aereo. E online su CRP TV, la social TV dell'Assemblea, il video con le immagini e le interviste ai protagonisti del secondo raduno regionale dei consigli comunali dei ragazzi, che si sono dati appuntamento sabato 30 maggio a Castelnuovo Don Bosco, Asti.